Ben in questo studio, sono Xander e oggi siamo in questo nuovissimo video, non della mia vaniglia, ma bensì della... Che c'è questo tizio, vabbè. Non della mia vaniglia, bensì di un mondo. Cosa consiste in questo mondo? Bene, questo mondo praticamente l'ho creato tanto per... Cioè, non tanto per... Praticamente questo mondo crea, infatti, già c'è il glitch. Adesso vi farò vedere come si fa a volare in questo glitch, vabbè. Qua c'è l'acqua, noi dobbiamo andare qua, fare così e vedete? Voi vedete? Eh sì, ma tu sei sempre sopravvivenza. È vero che però sto volando così. Poi farò vedere adesso come farò fare. Quindi, prima di andare in questo glitch, ricordo di lasciare un bel like, iscrizione per favore, perché veramente è tantissimo. Grazie. Comunque, dovete per questo glitch praticamente. Praticamente questo, per questo glitch dovete mettere allora dovete mettere uno questo qua, una botola qua, dovete andare di 3 blocchi di in qua. Guardate, tipo sembra così, 1, 2 e 3. Il terzo blocco dovete scavare sopra. Ok. E una volta fatto ci mettete l'acqua e una volta messa l'acqua dovete andare di così. Perché questo blocco? Perché questo blocco consentirà di volare. E perché? Perché questa botola? Perché questa botola vi fa buggare praticamente. È la botola che vi fa buggare. E questo serve per farvi volare praticamente. È l'unico blocco per ora. Ah boh, però vabbè. Comunque vi consiglio di farlo da 3 perché? Perché uno è un po' difficile da centrare. È possibile centrarlo, però è veramente. Allora, comunque, per questo glitch, una volta scesi dall'acqua dovete tenere premuto X per se siete la PS4. Xbox stessa cosa, cioè il tasto dove praticamente saltate. E una volta questo dovete mettere 2 blocchi qua. Beh, ovviamente per fermarvi, eh. Se volete farlo più in là, fatelo. Uno di questo, uno di questo, uno di questo, uno di questo. Ok. E no, aspettate, ho sbagliato, 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 sbagliato. Scusate, errore mio, errore mio. Errore mio. Ok, mettiamo questi qua. Vabbè, ovviamente vi consiglio di mettere un blocco. Cioè questi blocchi qua, perché così almeno se andiamo per sbaglio andate un po' più avanti, cadete. E quindi è meglio prima la sicurezza, va. Meglio la prima la sicurezza. Senza la sicurezza, ok. Praticamente ora. Ora cosa si fa? Bene. Ora ve lo dimostro in sopravvivenza. Fate tutto come vi ho detto. Ok, sopravvivenza, guardate. Dovete tenere premuto X, guardate. Guardate, sto nuotando in alto. No, è troppo bello. E praticamente una volta nuotato in alto, vabbè. Se volete scendere, cioè dovete levare il premuto X. Poi vabbè, se volete scendere scendete pure, ecco qua. E quindi nulla. Però blocchi mi potevo prendere. Abuso l'acqua. E praticamente dopo questo, cioè dopo questo tipo avete fatto il glitch. Quindi nulla. Però comunque è davvero molto utile. Però non lo so se lo leveranno questo glitch. Quindi vi sconsiglio di farlo. Cioè non lo so se ve lo sconsiglio. Però dipende se voi volete. Perché questo glitch non lo so quanto è conosciuto. È che se per esempio è poco conosciuto, penso che i creatori di Minecraft non lo levano. Se invece è molto 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 conosciuto, allora penso che lo levano sto glitch. Vedete, questo glitch mi sembra solamente su Bedrock Edition. Quindi nulla. Quindi nulla, è solamente su Bedrock Edition questo glitch. Purtroppo. Non tipo neanche versioni Java. E quindi nulla. Quindi se volete andare, andateci pure. Guardate, è troppo bello, però è troppo utile. Però il problema è che voi dovete per forza rimanere su questa roba. E quindi nulla. Vabbè ragazzi, aiuto. Non mi faccio una mare di male. Quindi spero che questo video sia piaciuto. Cioè spero che questo glitch vi sia piaciuto. Lasciate un bel mio, se iscrivete al canale e attivate la campanina. Noi ci vediamo dopo nella live. Ciao!